Nel senso che se un medico dice dobbiamo rimuovere la borsellina e farle fare la fine di suo padre, sta ipotizzando qualcosa di... Per me è un linguaggio che neppure Tutino può avere mai utilizzato, non lo conosco personalmente, può darsi che sia un tipo esuberante, ma è chiaro che Crocetta, che ha il difetto di non saper stare zitto in nessuna occasione, di fronte a una frase del genere avrebbe reagito. Allora la sua prima autodifesa, se Tutino ha detto questa frase e io non l'ho sentita, è la prima cosa che viene in mente, perché nel momento in cui un giornale pubblica un'intercettazione, tutto il mondo dà per scontato che l'intercettazione esista. E quindi la prima autodifesa è stata, ti giuro, quando l'ho chiamato io mi ha detto: ma tu almeno mi credi che non l'ho sentita questa frase? Ed è quello che ha detto a me personalmente. Di concorso morale come stragista, l'interpretazione che hanno dato le più alte cariche dello Stato: se tu sei stato zitto, sono parole schifose alle quali devi reagire. E non si parlava di rimuovere o revocare la delega alla Borsellino, quindi di un atto politico, si parlava di farla fuori come suo padre. È obiettivamente un linguaggio orribile. E per cui, se fosse vera l'intercettazione, è chiaro che anche il mio giudizio morale su Crocetta, che rimane zitto dopo averla sentita, sarebbe negativo. Questo è obiettivo ed indiscutibile. Crocetta parla di dossierà.